Signore e signori, bentornati al Pallaronchi di Saronno per il nuovo campionato di Serie B interregionale. I padroni di casa della Zetarbur Basket ospitano per la seconda giornata del torneo la formazione, potremmo dire, giovanile del Campus Piemonte, giovanile nel senso che sono tutti ragazzi, un progetto volto a crescere i campioni del futuro, impegnato in un campionato già adesso abbastanza probante. Siamo pronti con le formazioni che si schierano in campo, però prima di ogni altra cosa, al fischio degli arbitri sarà osservato un minuto di silenzio per l'incidente di Mestre. Abbiamo giusto il tempo forse per dare i quintetti. Da un lato Golini, Negri, Quinti, De Capitani e Beretta, dall'altro Macchia, Rinaldi, Brunetto, Camara e Lontazze. Poi entreremo magari un po' più nel dettaglio di quello che sono queste due squadre, che hanno già avuto il loro esordio stagionale. Per la Robur però è la prima casalinga nel nuovo campionato. Rispettiamo anche noi però un minuto di silenzio. Si sceglie un applauso al Pallaronchi dopo il minuto di silenzio. Pronti a partire con la partita, dicevamo, hanno già avuto tutte e due l'esordio stagionale. Gallarate ha battuto Campus Piemonte nella prima anche con un discreto vantaggio durante la partita, ma non poi nel finale, dove i ragazzi piemontesi piano piano sono riusciti con energia a rimontare. Saronno invece ha avuto problemini nel secondo quarto in trasferta con Legno, poi però nel secondo tempo è venuta fuori con prepotenza, maggior tasso tecnico ed esperienza della squadra di coach Renato Biffi, che ora è impegnata in difesa per questo primo possesso. Macche, palla in mano contro Beretta, mette blocco Camara che poi taglia forte, si butta dentro Macche a tutta velocità, quindi non può stoppare, non riesce a fermarlo. Allora arrivano anche i primi due della partita, li segna il playmaker nonché capitano con il numero uno. Questa formazione basata nella zona di Alba. Intanto Negri palleggia il resto tiro da dentro il pitturato, giusto un piede. Primi applausi del Pallaronchi per lui, primi applausi per Saronno. Vantaggio della formazione, di nessuna delle formazioni, parità, due pari. Ribaltamento, intanto si va da Rinaldin che gioca anche lui pick and roll con Camara, poi si gira, prende un tiro abbastanza complicato, rimbalzo di Quinti. Saronno non vuole correre, prova ad attaccare il ferro invece con De Capitani, che prende il centro dell'area, galleggia contro i 2,10 m e passa del numero 10, anzi scusate, del numero 20. Poi Campus chiude a rimbalzo l'azione, va dall'altra parte dalla distanza, prende la mira e sbaglia, contesta rimbalzo Ugolini, lo porta giù su il numero 21 Lontazze, in precedenza il tiro di Brunetto, ora impegnato in difesa su De Capitani. Il taglio di Ugolini che prova a mettersi spalla canestro, poi Quinti dalla distanza senza pensarci su, il surfista, 5-2 Saronno. Soprannome questo dovuto alle sue attività estive, e oltre ad essere un ottimo giocatore di basket dicono che sia anche un buonissimo surfista, viste le sue campagne portoghesi. Tanto qua va a rimbalzo, passa da Ugolini, liberissimo di prendere la conclusione da tre. Altri tre per Saronno, 8-2, time out in campo. Ferma la partita Iacomuzzi, un po' presto per il primo time out, ma quando parti senza difendere per due azioni consecutive puoi essere giovane e voler correre quanto vuoi, ma non è così, né che si dimostra di avere tanto voglia, né che si cerca di vincere la partita a questo livello. Ovviamente stiamo parlando di due minuti,
non di più di 2 minuti, anzi 2 minuti e 2 secondi per l'esattezza, che rappresentano però un inizio un po' rilassato in difesa e in attacco, affidandosi tanto all'uno contro uno, alle iniziative sporadiche di talento, anche perché a talento, lo diciamo già ora, Campus Piemonte sta messa piuttosto bene. Una squadra che ha giocatori nati esclusivamente dal 2004 in poi. E i veterani di fatto hanno 19 anni. Sono quel genere di squadre che a livello di specimen fisico e atletico sono ovviamente e di gran lunga fuori scala. Poi ovviamente c'è anche il lato, diciamo, emozionale e, perché no, anche a livello di esperienza. Rimane con lo stesso quintetto Iacomuzzi, viene chiuso Ugolini, poi per poco non trova l'anticipo, deve tornare velocemente in difesa. Ora Brunetto apre per Rinaldini in palleggio, il numero 10, aspetta Lontazze, scarica per Macche, il taglio anticipato di Brunetto a centro area, tocca Beretta, commette però fallo. Dunque primo fallo in assoluto della partita e possesso supplementare con 14 secondi per andare al tiro per Campus. Macche passa da Lontazze, dentro per Camara, la tocca Negri, Camara deve prendere una conclusione difficile da tre, sbaglia il suo tiro, Ugolini a rimbalzo, va poi in apertura da Beretta che pesca nuovamente Ugolini, Negri dentro per De Capitani, poi Quinti riesce in qualche modo ad appoggiarsi al tabellone sul rimpiazzo, l'aiuto però di Brunetto è abbastanza positivo, allora Macche va dall'altra parte a tutta velocità, spende Quinti il primo fallo della sua partita, ha avuto forse un po' paura dell'aiuto, aiuto che però non c'era dall'altro lato del campo, il che in queste serate con questi giocatori dai 2 metri in su può arrivare in qualsiasi momento, in questo caso però era un po' tardivo, avrebbe potuto anche concludere un po' più tranquillamente. Intacca Brunetto, l'aiuto questa volta di De Capitani anticipato e giusto, apertura di Quinti per Beretta che scarica per Negri, ci stava al tiro, arriva al fallo, avrà 2 conclusioni a cronometro fermo, peccato per la Robur, poteva essere un'azione potenziale a 3 punti per ora. Anzi no, passaggio, scusate, quindi niente punti a tabellone. Semplice nuovo possesso, si libera Negri, finta al tiro, poi si butta dentro, scarica per Quinti, ancora da tre, Andrea Quinti, sbaglia la conclusione, poi Ugolini, lotta a rimbalzo, spende il fallo, primo per lui, terzo di squadra per Saronno. Passati neanche 3 minuti, ma naturalmente qua si va a massima intensità, massima velocità. Macche apre per Rinaldin, Lontazze dentro per Camara che proverà magari a giocare l'uno contro uno su Quinti, poi una bella palla in uscita per Macche che deve solo guardare il canestro e per prendere la mira e segnare. 8-5 il punteggio, Beretta dall'altra parte, se la sente Matteo Beretta. Terza tripla del match per Saronno che continua a martellare dall'arco la difesa di Campus Piemonte. Cambia la difesa, Macche può provare ad attaccare Beretta, cerca di arrivare fino in fondo, lo scarico per Camara, anticipato da Beretta che poi gli mette le mani addosso per levargli la possibilità di scaricare, trova comunque Rinaldin, deve difendere De Capitani, lo lascia a Negri, il numero 10, Mancino, prende il tiro dalla distanza, altissimo e lontanissimo dal ferro, a rimbalzo Ugolini che può provare a correre, spingere Negri, di nuovo da tre, è un bombardamento, 14-5 il punteggio. Taglio forte di Camarano, ne è visto la Lontazze, allora può attaccare Macche che finora è stato decisamente il più positivo dei suoi, fuori per Camara, vale solo 2 se entra ma non entra, allora Negri a rimbalzo, può correre Saronno, palla dentro per Quinti contro un piccolo, appoggia facile facile, non rientra nessuno di Campus Piemonte, squadra votata direi fino a questo momento al solo attacco. Non può essere contento Iacomuzzi, palla per Rinaldin, Quinti dentro, Camara arriva l'aiuto e
fattivo e molto positivo. Può correre ancora Saronno, palla per Negri che guarda il canestro, torna da Beretta, ribaltamento per Quinti, fuori per Ugolini, la partenza del numero 7, si fa spazio con il fisico, va a segnare al centro dell'area. Ma chiedo alla regia, ha sbagliato un tiro Saronno? Uno, ok. Ancora Camara, lontanissimo dal ferro, lascia Quinti il rimpiazzo, Rinaldin prova ad attaccare, scarico dietro la testa, Beretta da dietro con una stoppatona da highlights contro un 2,10 m. Fischio degli arbitri, secondo personale di Beretta, entra Nasini, rotazioni per coach Renato Biffi, alla panchina lunga quest'anno, può permettersi anche nel caso di avere questi due falli di Beretta dopo neanche dopo 5 minuti e 12 secondi, dopo poco più che metà primo quarto. Ma a dire il vero, noi adesso non è che siamo proprio dotatissimi di replay, però mi sembrava tanta palla e poco fallo, magari col corpo. Comunque la difesa collassa velocemente su Camara, un po' preparata così, perché non, essendo un giocatore molto alto, va bene, non solo, ma anche molto lungo, braccia estese, gambe lunghe, è difficile poi anche se non lo tagli fuori, se non lo raddoppi, anche andare a prendergli, strappargli il rimbalzo. Tanto due tiri sbagliati da Saronno, invece uno su due per Camara, c'è un po' di press, ne riesce però De Capitani a superarlo, poi Nasini fuori per De Capitani, è liberissimo Ugolini per un'altra tripla, corta, vanno un po' tutti a rimbalzo, dicevamo delle braccia lunghe di Camara, eccole qua, vanno a prendere questo rimbalzo, Macche dall'altra parte, guarda il ferro, prende la conclusione senza pensarci su, direttamente dal palleggio. È il 18-9, come dicevamo, di certo non manca il talento. Quinti vede il taglio di De Capitani, poi Negri, extra pass per Nasini, ancora Quinti, palla dentro per De Capitani che riesce ad andare al tiro un po' da circo in rovesciata mancina con l'effetto sul tabellone, gli frana addosso la difesa e fallo, e saranno due tiri liberi per il numero 10, classe 2002. Dicevamo Campus squadra giovanile, sì, ma saranno squadra giovane però, perché pensate che quest'anno c'è un solo giocatore nato negli anni 80 roster, ed è Andrea Negri del 1988, e il secondo più veterano di tutti è Giovanni Romano 1998. Da lì in poi arriva un 99, Beretta, e tutti nati nel 2000 e oltre. Non poco, Brunetto dalla distanza, sbaglia il tiro, Nasini a rimbalzo, può condurre la transizione, trova Negri, non si accoppia nessuno, prende la tripla. Se la, ragazzi, consiglio spassionato, se lo lasciate da solo fa 100 su 100 da 3. 22-9 il punteggio, corre Rinaldi, si butta dentro contro Nasini, di fisico, alza il tiro, poi Camara rimbalzo, appoggia facilmente dopo la carambola offensiva. Quanta energia questi ragazzi, quanta forza anche, ancora da lontano Saronno, Pietro Nasini, il battesimo del Palaronchi, primi tre per lui in maglia bianco-azzurra nel palazzetto di casa, ha già segnato fuori casa a Collegno, sempre una tripla. Ancora Rinaldi in palla, dentro per Camara, non c'è fallo, difende bene Saronno, la tiene comunque, rimane libero il numero 10, può prendere il tiro completamente solo, riesce anche a segnarlo, una buona notizia per Rinaldin, una buona notizia per Campus Piemonte, 25-13, si butta dentro De Capitani, fino in fondo, mano destra, Ugolini a rimbalzo con grande vantaggio. Il pallone però si incastra anche un po' sfortunatamente nel ferro. La palla è di Saronno, non capisco perché Campus Piemonte va in attacco. Primo possesso della partita, ce lo ricordiamo bene, Camara ha toccato il tetto del Palaronchi e se l'era diciamo aggiudicato. Palla intanto per Quinti, un paio di palleggi, si butta dentro contro le braccia infinite dell'avversario, appoggia con la mancina anche Andrea Quinti, 27-13, 2:47 al termine del primo quarto, fallo e liberi per Rinaldin perché Saronno è a bonus esaurito.
Cambi intanto per Saronno, esce Negri, entra Tresso. Segna Rinaldin. Segna anche secondo, quarto punto personale per lui, 27 a 15 il punteggio, di certo si gioca ad alti ritmi e anche ad alti punteggi, anche perché Saronno ha segnato parecchio da oltre l'arco. Nasini, linea di fondo, sposta l'avversario, trova in piazza di Ugolini che spara un siluro fotonico in terza fila rischiando di decapitare qualcuno nel pubblico. Arriva però un buon intervento difensivo dalla parte dei sostenitori saronnesi, entra intanto Felice Angeli, vedo anche il numero 13, Osarenko. Proprio Felice Angeli, palla in mano, il numero 2 supera la metà campo, va da Caporaso, anche lui ne è entrato. Cambiato praticamente tutto il quintetto, Macche dalla distanza, il rimbalzo di Nasini dopo la conclusione fuori bersaglio dell'Estone. Poi Nasini prova ad arrivare fino in fondo. Con scarico per Tresso o per Ugolini, ci mette le mani il numero 7 sammarinese, non controlla bene il pallone, alla fine è persa per Saronno che nell'ultimo paio di azioni ha trovato due perse consecutive e nessun canestro. Ancora Macche in palleggio, palla dentro per il lungo numero 13 che si gira a un momento un po' scolastico, corto sul primo ferro, mette la difesa Piemonte, De Capitani in palleggio contro Macche, che cercando di rubarla tocca la linea laterale, Sciugolini, entra Romano, debutta al Palaronchi anche per il numero 16 che l'anno scorso ha vinto al pari della Zetra Burbasket Saronno il campionato ma con l'Olimpia Lumezzane, squadra adesso non più esistente dopo la fusione con l'altra Lumezzane Virtus. Intanto Nasini, altri tre per lui, fanno 6, fanno 30 per Saronno nel primo quarto, 1 e 35 ora da giocare, palla per Macche, l'Estone guarda il ferro, c'è il cambio della difesa, Osarenko è vicino a canestro, Macche attacca di mano destra di talento, appoggia il tabellone, sbaglia la conclusione, può correre Saronno in sovrannumero, Nasini va dall'altra parte, può spendere il fallo Caporaso, ce ne sono altri due a dire il vero, questo è solamente il terzo di squadra. Dunque si riprenderà con semplice possesso Saronno i 20 secondi per andare al tiro, era finito per le terre dall'altra parte Macche che poi si era attardato nel rientro difensivo, anche per questo il contatto falloso sull'avversario per togliere facile contropiede, Tresso consegna a De Capitani, blocco di Quinti, si butta dentro De Capitani, alza la parabola, arriva Quinti a tutta velocità, attacca Tresso, spende Macche, bella partenza del capitano con il numero 14, quarto fallo di squadra. Cambio in campo, continuano le rotazioni giovanili di coach Luca Iacomuzzi. Rientra Rinaldin per Macche, almeno un playmaker puro sempre in campo per la squadra piemontese. Liberissimo Quinti, guarda il canestro, prende la mira e da quella distanza tira sempre. Quota 32, punteggio 32 a 15. Ancora Feliciani, l'aiuto di Quinti scongiura penetrazione al ferro, allora arresto e tiro del numero 2, poi Romano nell'angolo per Tresso che gli restituisce la palla, penetrazione del numero 16 contro tutta la difesa schierata, appoggia al tabellone, 34 più 19 Saronno. Vedo prepararsi sui cambi anche Pellegrini, inizio sprint che più sprint di così non si poteva, ma attenzione perché questo genere di partite non finiscono così velocemente. Mancano ancora 29 minuti e mezzo, tanto palla per De Capitani, poi Romano nell'angolo, partenza, fallo subito, tiri liberi e rabbia per Rinaldin che è andato forte a difendere, un po' in ritardo. Bella partenza d'esperienza di Romano che sapeva di poter prendere i tiri e se li è andati a prendere. Entra anche Motta, doppio cambio. De Capitani e Quinti. Al loro posto Pellegrini e Motta, qua ovviamente l'intenzione di
Renato Biffi è, anche senza un centro, avere almeno un paio, due o tre giocatori attorno ai due metri per opporre centimetri sommati ad una squadra che invece ha centimetri verticali nel suo riferimento, nel ruolo di pivot, in questo caso Osarenque, ma abbiamo visto anche in precedenza Camara 2,10 m e passa. Sbaglia il secondo Romano, 35 per Saronno, più 20, ultimo possesso presumibilmente per Rinaldin, non ha falli da spendere Saronno, il numero 10 si fa attendere al passaggio, poi trova Osarenko, se la fa restituire, 5 per andare al tiro, prenderà probabilmente una tripla, lunga sul secondo ferro, rimbalzo di Nasini da metà campo, fuori bersaglio, suona la sirena, super primo quarto di Saronno, 35 a 15, l'Arabor vola! Rientrano in campo le squadre, rientriamo al Palaronchi anche noi, primo quarto devastante della Robur Basket Saronno, ma mancano ancora 30 minuti da giocare, in precedenza ho detto 29 e mezzo quando ne mancavano 30 alla fine del primo quarto, evidentemente devo essere stato bocciato in matematica. 30 minuti ora da giocare per Saronno, 7 su 9 da 3 con punti diffusi, hanno segnato praticamente tutti quelli che sono entrati in campo, alcuni sono dentro da pochissimo, quindi avranno probabilmente tempo per provare a migliorare il loro score. Intanto attacco di Rinaldi in centro dell'area, scarico per il numero 17 Camporaso, che però sbaglia la conclusione. Motta dall'altra parte, vede il taglio di Pellegrini, torna da Nasini che gioca con Romano. Super difesa di Rinaldin, Romanolo guarda a vista e gli dice no, dentro non ci vai, palla fuori per Caporaso che se la sente da tre, su rimpiazzo e rimorchio, tripla per Piemonte che stava tirando 2 su 9 da oltre l'arco, diventa 3 su 10, Pellegrini finta di tripla, partenza e Petruscheschi difende dopo il fischio di circa un quarto d'ora. Palla per Tress, ancora Pellegrini, finta la partenza, si butta dentro, subisce un altro fallo, infermabile Gabriele Pellegrini. Ed eccolo, timbrare anche il suo cartellino di stasera. Primo punto per lui, primo punto in questa stagione. Diventano già due. Gabriele Pellegrini, che era stato anche il miglior marcatore del trofeo Pavesi, vinto in estate dalla Zetravur Basket. Ora però è iniziato il campionato, tutta un'altra storia. 37-18, Petruscheschi dalla distanza, prende la mira, sbaglia. Osarenko e prende il rimbalzo, poi si gira sul posto, perde la palla, lavora con il possesso del pallone, scarica per Caporaso, secondo ferro, tocca il numero 13, infinito, Rinaldin, palla dentro per Petruscheschi che tocca solo il primo ferro con il tiro, dall'altra parte Nasini a tutta velocità riesce ad arrivare fino in fondo, appoggia facile, due per lui, saranno che questi due li ruba direttamente da rimbalzo difensivo con il numero 12 ex playmaker di Desio Cantù, tanto per citarne un paio nella sua finora giovane carriera, classe 2000, Pietro Nasini. Palla in mano per Rinaldi incontro Romano, si butta dentro, lo segue a vista, resta il tiro appoggiato sul secondo ferro, lotta. Petruscheschi a rimbalzo, tocca, ma più di ogni altra cosa viene fermato fallosamente, poi si va a sedere in panchina al suo posto Brunetto. Palla fuori per Caporaso, ripartenza con Rinaldin.
che prova ad attaccare con una conclusione alla distanza, pallone che schizza, Osarenko in qualche modo riesce a prenderla, poi riparte l'azione, chiama il pick and roll Rinaldin attaccando ancora, anzi Feliciani allungandosi per una conclusione da tre fuori bersaglio, ancora rientro lento della difesa, allora Mota in transizione può prendere la tripla, questa la sbaglia Osarenko a rimbalzo perché arriva già in velocità, poi arriva anche con un netto vantaggio fisico di centimetri, ribalta il lato per Brunetto, numero 11 in palleggio, palla dentro per Osarenko e arriva Nasini con un fallo abbastanza terminale, vuole assolutamente evitare il 2 più 1, concede, vediamo se 2 sicuramente, tiri liberi, vediamo se anche 2 punti, si va a sedere in panchina Rinaldin, rientra Macche. Prende rimbalzo Tresso che conduce transizione, va da Pellegrini, fuori per Nasini, extra pass per Motta, partenza del numero 20 che va dentro slalomeggiando, manco fossimo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, subisce il fallo, avrà due tiri liberi, fallo commesso da Osarenko, giocatore milanese di nascita, creduto a Binasco, poi visto anche con la maglia dell'Olimpia Milano nel suo percorso giovanile. Adesso si approccia a questa nuova realtà Campus Piemonte. Tanto Motta sbaglia il primo libero. Buono invece il secondo. 40-18. 13 minuti di gioco se ne sono andati, Osarenko è finta al consegnato, poi torna da Caporaso, buona difesa di Tresso che leva il consegnato, aiutato anche da Romano che ora cambia, si trova contro Feliciangeli, si butta dentro il numero 2, grande finta, numero, parabola altissima, ma errore al tiro, Nasini poi a rimbalzo, ci vanno un po' tutti, palla dentro per Tresso che deve appoggiare con un po' di difficoltà, ma alla fine ci riesce, punti anche per lui. Hanno segnato tutti ora i giocatori entrati in campo con i primi due del capitano in questa sua, se non vado male, ottava stagione al Pallaronchi da senior, perché sì, anche lui prodotto delle giovanili, deve superare Pellegrini con un po' di difficoltà, poi Nasini risolve con una tripla sbagliata, Pellegrini a rimbalzo volante con una mano sola, diciamo dopo l'azione più confusa in assoluto della partita per quanto riguarda naturalmente l'attacco di Saronno, che già ha avuto un paio di perse sì nel primo quarto, ma qua si rischia anche di non passare la metà campo, grande rimbalzo di Gabriele Pellegrini che poi è trattenuto, sbaglia il tiro sì, ma avrà due tiri liberi a disposizione, in precedenza viaggio lunetta perfetto per lui, 100% 2 su 2. È il quarto fallo di squadra per Campus Piemonte, dunque d'ora in poi comunque sempre liberi per Saronno, sbaglia ovviamente Pellegrini, me ne assumo tutte le responsabilità, avevo detto 2 su 2 100%, ma chi sono io per parlare prima dei liberi. Buono il secondo, 43-18 il punteggio. Macchia in palleggio, difende Nasini che scivola, ci mette il corpo, questo è un fischio un po' anticipato, nel senso che magari Nasini avrebbe anche potuto commettere fallo al secondo scivolamento, ma al primo mi sembrava ancora tutto abbastanza regolare. Prova ad attaccare tanto Lomtadze, va verso il centro dell'area, sbaglia la conclusione ma subisce il fallo di Tresso. E tiri liberi in arrivo per Lontazze, squadre che hanno già esaurito
ambedue il bonus, dunque d'ora in poi, sempre e comunque, tiri liberi per tutti. Buono al secondo per Lontazze, un po' di difesa prolungata, deve superare la metà campo Romano, ci riesce, poi si ritorna indietro Nasini, numero 12 nell'angolo per Romano, che se la sente da tre sbaglia la conclusione, lotta a rimbalzo Trezzo, ma la porta giù di fisico Lontazze, che poi apre per Macche, Feliciangeli si butta ancora dentro, fuori per Camarà, extra pass ben fatto per Lontazze, difende Trezzo mani alzate, recupera il rimbalzo offensivo Lontazze, poi dalla distanza Brunetto prende la mira e spara e segna soprattutto. Trezzo, media distanza, tiro sfortunatissimo, recuperata rimbalzo da Brunetto che fa correre Feliciangeli, ribaltamento per Macche, guarda per un attimo il canestro, mette a posto i piedi, poi va da Lontazze, ribaltamento per Feliciangeli, spalla canestro Brunetto contro Romano, giocatori filiformi a confronto, corto anziché no, Brunetto nel suo tentativo di gancio mancino, palla lunga per Pellegrini, tutto campo, Motta fa saltare la difesa che ovviamente va alla ricerca della stoppata, perché a quell'età lì se non salti e stoppi non ti diverti neanche, poi appoggia comodamente Macche dalla distanza ancora con enorme talento, seconda tripla della sua partita, c'è un po' di pressione, deve superare Nasini, trova Motta nell'angolo Trezzo che risale, scarica per Motta, ribalta per Nasini, dentro per Pellegrini che si butta dentro, subisce il terzo fallo della sua partita, anzi quarto fallo subito per Pellegrini che aveva ancora tiri liberi. Ci sta, continua ad essere molto aggressivo nel match, continua a prendersi tanta iniziativa, prima l'abbiamo vista andare al centro dell'area anche per il rimbalzo offensivo, in precedenza passaggio tutto campo per mandare compagno solo al ferro, molto molto intelligente giocata di Pellegrini, qua capisce che bisogna risolvere in qualche modo e lo fa buttandosi dentro, andando a prendere il fallo, situazione di bonus esaurito, sarebbero stati comunque liberi peraltro, tutti e due a segno per il classe 2002, l'anno scorso per sei mesi impegnato anche a Imola in Serie B, poi rientra a casa base da lontano, Brunetto corto sul primo ferro, Pellegrini a rimbalzo, conduce la transizione, questa volta rientra bene Piemonte e allora Pellegrini deve attaccare in uno contro uno fino in fondo, sbaglia la cosa più facile dopo aver battuto un avversario più lento di lui ma anche estremamente più alto, e poi Pellegrini braccia alzate sarà 2,10 m pure lui, infatti va lì a difendere, viene raddoppiato in questo caso Camarà, ma anche nell'angolo con extra pass, però Pellegrini recupera il rimbalzo, bella giocata questa da Campus Piemonte, la formazione della zona di Alba rappresentativa un po' del talento di tutto il sud del Piemonte, qua va all'errore al tiro intanto Quinti, ha evidenti picchi offensivi ancora Macche, vediamo se parte questa volta a centrare contro Pellegrini, grande palla, una mano sola per Feliciangeli nell'angolo, poi rimbalzo volante dell'Estone, non è tagliato fuori e può segnare il meno 20. Adesso segna con continuità Campus, se la sente Pellegrini dalla distanza in transizione con un centimetro di spazio, facciamo un metro, facciamo due, comunque quel che conta è che abbia segnato anche questo per Saronno che sarà la quota 50 in 17 minuti e mezzo di gioco, Brunetto palla dentro per Camarà, arriva l'aiuto di Nasini un po' tardivo questa volta, appoggia facilmente il ragazzo in maglia blu, palla per Nasini, ancora libero di prima conclusione da tre, lungo, non c'è nessuno nell'angolo a raccogliere il rimbalzo, allora Brunetto in transizione, si accoppia Pellegrini, Brunetto attacca verso la linea di fondo, trova la linea di fondo, poi il passo di avvicinamento, il gancio mancino è canestro di tecnica, diciamo che non sempre entra in queste situazioni, il gancio da quella distanza, ancora Nasini, recupera Feliciangeli che si aggrappa letteralmente
all'avversario per levare il tiro facile, concede però due conclusioni a cronometro fermo. A 31 sotto 20 Campus Piemonte con Rinaldi in Rontazze, va dentro da Mahmad Lamin Camara che proverà a giocare l'uno contro uno in frazione di passi. Parte prima del palleggio il suo tentativo di uno contro uno su Quinti, chiama Papillon, schema nuovo per Renato Biffi. Lo porta De Capitani che consegna per Negri, ribaltamento tresso, taglio di Negri per liberare Pellegrini, sbaglia la conclusione, rimbalzo Lontazze, a vita abbastanza facile. Macche dall'altra parte a tutta velocità, aiuto di Quinti provvidenziale, poi copre la difesa. Pellegrini la prende e si autoaccusa dopo il fischio errato degli arbitri. Rimane il possesso per Campus Piemonte, un possesso psicologico questo perché potrebbe tornare sotto la soglia psicologica del meno 20 che a 1 minuto e 15 dalla fine del primo tempo comunque qualcosa significa, ti lascia un po' di positività nell'intervallo. Intanto grande rimessa e canestro facile di Rinaldin. Pellegrini, il taglio di Quinti per liberare Negri, palla dentro per De Capitani, forse contatto di Osarenko, non c'è però il fischio, allora deve entrare in difesa Brunetto, se la sente da tre e avvicina ulteriormente la sua squadra, ecco, decisamente suona molto meglio meno 15 di meno 20 per Campus Piemonte che sta trovando un po' più di continuità in attacco. Si libera intanto Negri, poi De Capitani, Tresso, centro dell'area per Pellegrini che si butta dentro, segna e subisce il fallo. Gabriele Pellegrini questa sera è un fattore totale, continua a segnare, continua a prendere iniziative, va anche ad aiutare i compagni perché in questo caso effettivamente questo passaggio non è così scontato, bisogna anche farlo, bisogna anche avere il compagno che si avvicina in taglio, se non arriva nessuno poi sei anche un po' in crisi, non sai bene cosa fare. In questo caso Pellegrini conosce bene i compagni, conosce bene i giochi della squadra, si va a prendere questi due con potenziale più uno, vedremo se riuscirà a realizzare. Intanto time out in campo per Iacomuzzi che evidentemente vorrà disegnare il prossimo possesso, quello dopo il tiro libero, comunque vada segnato o recuperato il rimbalzo difensivo. Saranno che è salita quota 50 e Pellegrini è il primo in doppia cifra, ha superato quota 50, 53 per la precisione, Pellegrini primo in doppia cifra, 10 segnati per lui, 8 Negri, 9 Quinti, 9 Nasini e in generale tutti a canestro, rimangono esclusi dal conteggio Figini e Canton che ancora non hanno messo piede in campo perché come dicevamo non è che contro queste squadre con così tanto talento non è che il più 20 sia proprio una rassicurazione, specialmente con 20 minuti da giocare. Abbiamo visto, dimostrato anche in campo questa Siama con un paio di canestri pesanti, Rinaldin sulla rimessa, poi Brunetto da 3 con un 5-0 che ha richiuso immediatamente
il punteggio. Pellegrini poi dall'altra parte rimette il più 18, un po' di difesa press per Saronno, togliere qualche secondo. Lontazze va da Macche, si accoppia De Capitani, Pollice la chiamata, scambiano, poi blocco per l'uscita di Brunetto che viene servito contro Pellegrini, linea di fondo contro il numero 15 che difende forte, prende un grande tiro. Brunetto contro una grandissima difesa di Pellegrini, super attacco batte super difesa, questo è tutto il talento che ha a disposizione Campus Piemonte, cioè tiri folli per qualsiasi altra squadra di questo campionato, però talvolta entrano. 54-38, restituisce il time out coach Renato Biffi, che vuole anche lui disegnare l'ultimo gioco, l'ultima rimessa, o quella che spera che sia l'ultima rimessa, per poi andare negli spogliatoi rilassati il giusto, con un buon vantaggio, ma anche con la consapevolezza, come si diceva in precedenza, che non è che la partita sia già vinta, perché l'ultima volta che ho controllato il regolamento diceva 40 e non 20 minuti. Rientrano in campo le squadre, rientriamo sul parquet anche noi dopo il time out di Renato Biffi. C'è De Capitani che deve superare la metà campo contro Rinaldin, aspetta Negri, gli consegna la palla, 7 per andare al tiro, il numero 8 prende spazio, va verso il centro dell'area, perde il controllo del pallone, riesce comunque a tirare, primo ferro per lui, Brunetto a rimbalzo. Scadono i secondi dell'azione del quarto, del periodo e del tempo. Andiamo a riposo sul 54-38 per la ZRW Basket Saronno su Campus Piemonte. 54-38 il punteggio al Palaronchi, Saronno avanti anche ampiamente in oltre i 20 punti nel corso del primo tempo, ma poi in qualche modo Campus, specialmente sulla chiusura del secondo quarto di gioco, un periodo peraltro vinto 19-23 la squadra piemontese, è riuscita un pochettino ad accorciare le distanze, soglia psicologica del meno 20 scongiurata alla fine del primo tempo. 54-38 il punteggio, c'è ancora direi un discreto vantaggio per i padroni di casa, però naturalmente ci sono anche 20 minuti e passa da giocare, partita tutt'altro che finita. Per Saronno tutti i giocatori entrati in campo hanno messo a segno anche punti, ce ne sono 11 per Gabriele Pellegrini, miglior marcatore, dall'altra parte il miglior marcatore è Macche, Eric Macche, capitano di questa squadra, giocatore cittadinanza estone, 13 punti per lui, in doppia cifra anche Mario Brunetto, 10, autore di un paio di canestri molto molto importanti nel corso del secondo quarto, uno con uno svitol sulla linea di fondo, abbastanza bello da vedere su una grandissima difesa. Intanto un po' di pasticci in attacco per Saronno, che però può riprendere a giocare con Negri. Beretta, rimpiazzo per Quinti, penetrazione numero 9, fallo nettissimo, non fischiato dagli arbitri. Deve tornare velocemente Saronno, Rinaldin se la sente, da 3, pallone si impenna. Quel pallone non tocca sostegno, era ovviamente buono nelle mani di Quinti per essere giocato, fischio però degli arbitri che interrompono la partita. Quinti mette palla per terra, cerca il consegnato per De Capitani, Negri un passo dentro alla linea da 3, sbaglia il tiro, insegue Quinti, rimbalza ma non lo trova, allora Rinaldin dall'altra parte guarda i compagni, mette Lontazze, spara canestro contro Negri, sfida a dir poco generazionale. Rinaldini, frazione di passi in partenza, prova ad attaccare Beretta, scarico, passano i secondi, alla fine ne esce con un tiro di Brunetto,
dal centro dell'area, ancora appoggiando con la mancina, un pallone spinto, neanche tanto facile da eseguire, tanto fallo. Poi a centro area contro Ugolini. Io ho visto almeno tre situazioni di gioco leggermente rivedibili in quanto a gestione arbitrale, perché Quinti si è preso uno schiaffo a centro area, non è successo niente. Di qua un giocatore se la passa da una mano all'altra in scioltezza, e poi anche il rimbalzo visto prima, fischiato senza che nulla, senza che il pallone toccasse nulla. Però riprende a macinare Saronno, 56 a 40 il punteggio. Camarà sulla linea di fondo, frazione di passi, riesce ad arrivare fino in fondo, si autostoppa, poi recupera il pallone Beretta, viene spinto fuori dalla possibilità di andare in transizione da Camarà, che dopo i passi commette anche fallo. Papillon, la chiamata di De Capitani, movimento di Beretta, taglio centro dell'area, arriva Quinti, perde però il pallone sulle braccia lunghissime di Camarà, ma che porta lui la transizione contro Beretta, che se lo lascia sfuggire. È il terzo di Beretta, il secondo di squadra. Rinaldi contro Quinti, prova ad attaccare, arriva fino in fondo, si gira, tiro complicatissimo, stoppatissima di Andrea Quinti, poi Ugolini in transizione, trova Beretta, apertura per De Capitani che cerca di andare dentro, non proprio l'idea del secolo contro queste braccia. Brunetto fino in fondo con il terzo tempo della Gazzella, appoggia il tabellone, 56 a 42. Più 14 saranno. Beretta finta il tiro, ribalta per Ugolini, palla per Negri. Fallo in attacco di Ugolini, che aggiusta il blocco. Piemonte, Campus Piemonte si sta avvicinando piano piano nel punteggio, come era anche facilmente prevedibile. Energie infinite per questi ragazzi. Attacca Lontazze contro Negri, si gira, sbaglia la conclusione. Quinti arriva prima di velocità, poi Negri in transizione per De Capitani, che ribalta al lato per Ugolini. Dentro l'area, scarico per Quinti. Segna, subisce il fallo. 2 e uno in più potenziale arriva, cronometro fermo. È vero che l'area è libera, ma ogni tanto arrivano delle mazzate non indifferenti. Mentre esce Camarà e rientra Osarenko, quindi segna libero supplementare. Dentro Rinaldin, perde il controllo della palla, scarica per Macche contro De Capitani, si butta dentro, stoppato ancora da Quinti, poi De Capitani allunga l'attacco con Ugolini che alza in alley-oop per Matteo Beretta, appoggio bello da vedere, 61-42 il punteggio. Saranno corre anche piacevolmente dopo delle ottime difese. Attacca Rinaldin da dietro De Capitani, ruba Quinti, può correre De Capitani che si butta dentro, scarica per Quinti. C'ha enorme vantaggio il numero 9 che continua a macinare punti. Doppia cifra ampia anche per lui, direi 14 fino a questo momento. Rinaldin dalla distanza prova a rimettere un po' a posto le cose, sbaglia la conclusione. Ugolini a rimbalzo sul tagliapari di De Capitani, arriva da dietro ma sbaglia, o meglio non riesce a controllare il pallone.
Brunetto, ribaltamento fantastico nell'angolo, palla dentro, anticipato però dei capitani per Osarenko, e poi in qualche modo riesce a segnare il numero 13. Confusione anziché no in campo. E riprendo il concetto di qui sopra, ammazzate volanti. Sul 63-44, 5-54 al termine del terzo quarto, rimessa di Negri che rimette in moto l'attacco di Sarano attraverso un paio di passaggi per poi farsela ridare dall'altra parte. Ribaltamento di Quinti, c'è Ugolini, l'uscita di De Capitani che sfrutta un po' di blocchi, va in palleggio, arresto e passaggio per Beretta che se la sente da tre, sembra corta un metro, invece è solo rete. Matteo Beretta, 66-44. Attacca Macche fino in fondo, subisce il fallo di De Capitani che forse trattiene, sì, mi sembrava anche leggermente sgambettato De Capitani nel tentativo di trattenuta per cercare di rimanere in piedi, comunque fallo, rimessa per Campus Piemonte. Brunetto in palleggio e poi passaggio nell'angolo per Felice Angeli che prova ad attaccare Ugolini, si gira sul posto, scarica per Brunetto che se la sente ancora da tre, sbaglia la conclusione, scheggia appena il ferro ed esce fuori. Saranno abbastanza in controllo in questa situazione difensiva, non so bene cosa sta succedendo. Ah no, c'è, scusate, gli arbitri che vanno un attimino a parlare con la panchina di Iacomuzzi, avviso di tecnico al coach dell'ex Alba, non Berlino, Alba Piemonte. Ribaltamento Quinti per Ugolini, Negri guarda al ferro, poi palla dentro per Quinti che viene spinto fuori da Osarenko. Il fallo è suo. E tecnico per il numero 13, per la lamentela peraltro chiamata dall'arbitro lontano dall'azione. Ah, dopo, oltretutto dopo il tecnico ci sarà anche bonus e dunque liberi per Quinti. Anche questo diventa una potenziale azione da tre punti. Vediamo intanto il primo se entra. Negri a segno. E ora Quinti. Ah, è esaurito il bonus. Mancano due tiri liberi adesso. Il tabellone è segnato male. Ok. Niente, era il quarto in precedenza, poi col tecnico il quinto. Però Beretta fa di meglio. Quattro punti per lui, poi va anche a recuperare il pallone. Cioè tre punti, quattro per Saronno, poi va a recuperare il pallone. E saranno tiri in questo caso per il bonus esaurito. Segna Beretta, sta a ripetizione martellando il canestro in questo quarto. Va finito il primo tempo con 5 minuti giocati e 3 punti. È salito a quota 15. 12 punti per lui nel periodo in 5 minuti e mezzo di gioco. Palla dentro per Camara contro Quinti. Ribaltamento di lato per Macche che ha un po' di difficoltà a guadagnare il pallone, però trova Brunetto, stoppato da tre da Ugolini, recupera Quinti,
può correre Saronno, palla per Pellegrini, nell'angolo per Ugolini che non se la sente di tirare. Beretta nell'angolo per Pellegrini, lui se la sente sempre di tirare, sbaglia però l'occasione con piedi per terra sul più 28 di riempire ulteriormente il punteggio. Lontazze, se la sente da lontano Felice Angeli, tabellata piuttosto dura da vedere per gli occhi. Chiama pollice Beretta, blocco per andare a servire Negri che fa saltare un po' tutti, poi si gira e tira. Cosa? Anche contro le probabilità. Scegli Negri, più 30 Saronno, ma che palla fuori, recuperata da Ugolini, apertura per Beretta, non rientra. Campus Piemonte, palla dentro per Pellegrini! A due mani nel ferro! Va a sbattere con la testa contro il ferro e fa scoppiare il pallaronchi negli applausi. Considerate che il time out era già stato chiamato da coach Iacomuzzi, anche perché in questa situazione Saronno non ha fatto un contropiede, è andata dall'altra parte e semplicemente la difesa non è tornata. È una cosa inaccettabile anche per una squadra giovanile. Va bene il talento, va bene la gioventù, però di cosa stiamo parlando? La difesa si gioca a qualsiasi latitudine, longitudine, età, prezzo, tutto quello che volete, bisogna rientrare. Infatti toglie la metà dei giocatori in campo perché entrano il numero 17 Caporaso e con lui anche il numero 12 Petruscheschi. Schiaccione di Gabriele Pellegrini, più 32 highlights, questo facile da ritagliare, eh? Petruscheschi, palla dentro per Lontazze che gioca l'uno contro uno contro Beretta, viene raddoppiato, scarica per Mac, è liberissimo. Rinaldin esce forte, Romano troppo forte. È il quarto di squadra per Saronno. Rimessa lato, movimento six feet, devo aver capito, vediamo cosa sarà. Il recupero tentato la Beretta, non riuscito. Macche porta palla, 5 secondi per andare al tiro, lo prende e sbaglia. Quinti a rimbalzo, apre per Beretta che gli restituisce palla per superare la metà campo con tranquillità nelle mani di Pellegrini. Chiama lo schema Renato Biffi dalla panchina, vuole che continuino a giocare i suoi. Palla per Pellegrini in centro dell'area, proverà a giocare uno contro uno, rimpiazzo di Beretta che vede saltare gli avversari, dentro per Quinti. Finisce per terra Caporaso, facile per il numero 9, con una linea di passaggio così chiara, essere raggiunto dal pallone e consegnare lo stesso dentro il ferro. Rinaldin, ribaltamento per Brunetto che prova ad andare dentro da Lontazze, si allontana giustamente con fisico dal tabellone per evitare la stoppata e segna il 46-78, 4-6-7-8. Pellegrini attacca uno contro uno, se la sente da tre, solo primo ferro, finiscono tutti per terra. Rimane indietro un giro alla difesa di Saronno in questo caso, ma che fino in fondo, scarico per Caporaso che deve prendere questa conclusione dalla distanza, ci riesce Pellegrini poi a rimbalzo, sfrutta i suoi centimetri e recupera il pallone con Negri che va lentamente dall'altra parte, sa che c'è il campo bagnato, si ferma anche per questo.
asciugato il parquet, si può riprendere l'azione adesso per Pellegrini, numero 15 in penetrazione, scarico per Quinti buttando la palla per terra, arriva però il fallo, saranno liberi per Pellegrini che questa sera, adesso vorrei guardare il suo score, ma mi sembra piuttosto efficiente dalla lunetta, 6 su 7 finora, un classico, 6 su 8 ora, per lui già 13 punti, diventano 14 ora. Non solo dalla lunetta, a dire il vero, in quanto ad efficienza, ma in generale nella partita ha portato una scossa positiva. Qua fa anche l'aiuto, poi Brunetto riceve però il pallone alla distanza, un po' aiutato dal ferro. Sono arrivati talmente tanti aiuti che il ragazzo nell'angolo era non solo, solissimo. Palla ancora per Pellegrini, va alla ricerca di Romano sul più 30, fa saltare la difesa Nasini, torna da Tresso. Taglio di Quinti per liberare Pellegrini al centro dell'area, esce fuori in palleggio, deve prendere il tiro con 4 secondi, sbaglia la conclusione, Quinti però va a rimbalzo, si appoggia al tabellone, poi Tresso, poi Romano, poi la prende l'unico in maglia blu in zona, riesce anche a ripartire Campus Piemonte con Brunetto che consegna per Reinaldin, anticipatissimo ma si schianta dalla difesa, poi Romano esce in palleggio, ma in precedenza c'era fallo su Caporaso che non aveva potuto raggiungere il pallone, dunque liberi per lui. Pellegrini in palleggio, prova ad attaccare, scarica per Romano che deve prendere questo tiro, corto primo ferro, rimbalzo di Tresso che però non è l'ultimo a toccare, dunque il possesso rimane a Saronno. Si muove la difesa, bruttissima rimessa di Nasini che cercava un tiro al volo perché mancava praticamente nulla sul cronometro. 79 a 51 il punteggio, saranno avanti 28 in controllo, vediamo gli ultimi 10 minuti come saranno. Ricomincia la partita sul più 28 per Saronno. Dovrà fare qualcosa di assolutamente esagerato Campus Piemonte per rimettersi in linea nel punteggio. Intanto Brunetto prova proprio per quel qualcosa di esagerato con un tiro da tre fuori bersaglio. Rimbalzo di Romano per Nasini, ancora Romano numero 16. Poi si ferma, scarica nuovamente per il compagno Ax Cermenate. Penetrazione e nell'angolo per Tresso, partenza lanciata del numero 14 che prova ad arrivare fino in fondo, stoppato allora Quinti, fuori per Nasini, 5 per andare al tiro, dovrà risolvere lui, un po' in difficoltà nella situazione, sbaglia la conclusione ma Tresso raccoglie il secondo rimbalzo offensivo consecutivo. Allora Romano per Nasini, Quinti, Nasini in attacco uno contro uno, va di mano Mancini, super tecnico il canestro del numero 12 scuola Desio, 81-51 il punteggio, lui è un nuovo arrivato al pali di Romano, due soli cambi quest'estate per Saronno che si affida ad una produzione casalinga piuttosto soddisfacente e numerosa con ben 5 giocatori più gli under costruiti in casa, poi ci sono i senior dell'anno scorso, Negri, Beretta e Ugolini, ai quali si aggiungono Nasini e Romano, che hanno preso il posto di Bellotti e Fusella, eroi della promozione. Proprio Romano attacca, direi fallo così ad occhio, sicuramente canestro di Romano,
Diciamo che se c'era da far vedere fallo così, cioè se c'era da non farlo vedere così è il modo meno evidente di tutti, perché hai lanciato l'avversario fuori dal campo di 5 metri. Poi Romano, bravo a controllare il fisico, appoggiare al tabellone e segnare. Esce Lontazze per Feliciangeli. Sbaglia il libero Romano, però prende il rimbalzo. Si avventura al centro dell'area, scarica fuori Nasini, Golini. Tresto da mettersi spalle a canestro, non può essere servito. Un po' forzata questa situazione per Golini e Tresso. Dall'altra parte Camarà con Rinaldin, manda via il compagno, ma in realtà lui lo voleva mandare verso il canestro per metterlo spalle e provare ad attaccare in uno contro uno. Il compagno disubbidisce, o meglio non si capisce. Allora dice, oh boh, sai cos'è, prendo io la tripla e la segno pure. Tresso per Pellegrini, se la sente anche lui, a canestro Gabriele Pellegrini. Queste sono le sue partite, dove può esibire tutto il suo talento offensivo in ogni fase del gioco. Abbiamo visto passaggi, avvicinamento, terzo tempo e anche triple naturalmente. Brunetto, mancina fino in fondo. È infinito questo ragazzo, giovane interessante Mancino. Lui è classe 2005. Dopo il libero segnato Nasini, trova Pellegrini, ancora Nasini, non c'è aiuto a centrare, allora va nell'angolo per Tresso che segna da tre. Invenzione questa di Nasini, che capendo che l'aiuto di Camarà è abbastanza tendenzialmente pericoloso, decide va bene, vado nell'angolo, sia mai c'è un compagno. Di solito il compagno c'è. Attacca Ugolini, consegnato per Tresso, palla dentro per Romano che può provare l'uno contro uno, si appoggia al tabellone contro Brunetto, giocatore ligure in questa situazione può fare ben poco perché il tiro è in allontanamento. Dall'altra parte Rinaldina, a tutta velocità, attacca direttamente il tabellone ferro, 6 minuti e 40 al termine quando subisce fallo, 91-57 il punteggio. Saranno continua con la sua straordinaria prestazione, produzione offensiva. Rinaldin continua ad attaccare il ferro con voglia ed energia. Uno dei più positivi questa sera, senza esagerare con le palle perse, anche se ha già adesso doppia cifra, il migliore comunque è Brunetto con 20. Sbaglia però il canestro, poi non torna in difesa. Anche in questa situazione è poco comprensibile la decisione di Rinaldin. Ribaltamento di Pellegrini, Ugolini da Tresso, lo primo ferro, Romanova altissimo, poi Tresso spende il fallo su Brunetto nel tentativo di rubare palla, è solamente il terzo di squadra. Campus Piemonte è un esperimento interessante, una multinazionale del basket, giocatori che vengono un po' da tutte le parti del mondo, d'Europa e d'Italia, per formarli, crescerli, farli diventare giocatori magari anche di categoria superiore. Il talento, come potete vedere, c'è, non sempre però è espresso nelle migliori delle possibilità. Intanto Ugolini dall'altra parte appoggia facile
Non schiaccia perché dice, ragazzi, mi fa male la schiena. La prossima volta, adesso mi impegno di nuovo, la prossima ci provo. Infrazione di passi intanto di Camara, che sta avendo una partita con una serie di perse lunghissima, quasi quanto le sue braccia. Rientrano intanto Lomtadze, c'è l'esordio in partita per Dennis Iraghebu. Prova proprio l'anticipo su Pellegrini, che poi ci pensa su, torna indietro. Tratta anche Motta. Nasini in palleggio, vuole mettere Ugolini spalla canestro. Palla in attacco del numero 7, che sbraccia per prendere posizione. Saranno che ha controllato ogni aspetto della partita. Molto bene a rimbalzo, tanto per dire, una delle categorie che magari si citano poco spesso nelle partite. Contro una squadra così fisica, andare a rimbalzo con efficacia è importantissimo. Intanto Rinaldin fa una cosa abbastanza clamorosa, tenendo un perno pazzesco, andando al tiro, poi sbagliato, cioè, però fa la rimbalzo, dunque liberi per Lomtadze. Sbaglia il primo. Anche il secondo. Ah, saranno dall'altra parte con Nasini. Blocco di contenimento di Tressa, poi si mette spalle a canestro per una conclusione che schizza sul secondo ferro. Macchia a tutta velocità. Palla dentro per Rinaldin. Magica. Ma sbagliata dal compagno. Nasini in transizione trova Pellegrini, che va nell'angolo da Ugolini, che se la sente da tre, sbaglia il tiro. Tresso a rimbalzo, sta giocando da centro vero Davide Tresso, lui che per fisicità nelle giovanili tantissime volte si è trovato a giocare vicino al ferro, evidentemente anche in queste situazioni in cui c'è da dare una mano continua a rimanere efficace. Tanto Ugolini viene fermato con il fallo. Vai a libero Ugolini, ma è pronto ad entrare in campo anche Leonardo Figini, giovanissimo di casa Saronno, classe 2004. 93-58, nel frattempo il punteggio se la sente Brunetto, è un tiratore, fanno 23 per lui nella partita, 61-93 più 22 Saronno. Palla per Nasini, che se la sente da tre, restituisce immediatamente. Grande partita anche del Naso, anche per lui doppia cifra facile questa sera. Palla per Lomtadze, anticipo di Motta, poi Ugolini dall'altra parte si butta dentro, segna e subisce il fallo. Ancora non rientra in difesa Campus Piemonte. Ci sta lo scoramento in queste situazioni di punteggio, specialmente quando la squadra avversaria continua a segnare anche a partita sostanzialmente finita, però lottare è diverso dal semplice stare in campo. In queste categorie bisogna competere, non basta giocare. E bisogna competere su tutti e due i lati del campo. Macchia si butta dentro contro Nasini, grande arresto al centro dell'area, spazzando via l'avversario, segna punti, sarà anche contento di questi due punti, ma poi di fatto bisogna giocare anche in difesa. 99-63 il punteggio, si alza il coro 100 dalla panchina di Saronno, chi segna porta le paste.
3 minuti e 51, quindi secondo me qualcuno le paste le porta, quello magari non in questa azione, ma dalla prossima in poi. Esce Tresso, trova la palla, centra l'area per il capitano. Ah, si prende lui la responsabilità. Davide Tresso evidentemente ha deciso che va bene, per una volta le può portare il capitano. Rinaldini in palleggio, quota 100 superata, pronta ad entrare anche Marcello Canton. Si butta dentro Rinaldini, aspetta i compagni, perde la palla. Poi Brunetto sulla linea di fondo contro Ugolini in avvicinamento, si gira, tira, cortissimo, Ferro, rimbalzo Nasini, corsa ai lati per Ugolini, ci sarebbe Figini da servire. Ugolini poi va a sedersi in panchina. Entra anche Canton, esordio in Serie B interregionale per Figini e Canton, ragazzi da under 19, due giovanissimi. Palla dentro per Osarenko, che poi viene stoppato da Tressi in aiuto. Ci aggiunge anche gli effetti speciali il capitano questa sera. Prossima partita per Saronno sarà fuori casa, Gallarate, terza giornata del campionato di Serie B interregionale. Gallarate è considerata la squadra favorita del girone A, la Division A del Conference Nord-Ovest, campionato che quest'anno presenta avversarie di Piemonte, Lombardia, Toscana e Liguria nella stessa conference. Nella Division A ci sono solamente Piemonte e Lombardia, nella Division B invece ci sono Piemonte, Liguria e Toscana, squadre che poi si incroceranno dopo una fase iniziale, andata e ritorno di stagione regolare, si incroceranno in tre gironcini, Gold, Silver e Bronze. Gold che darà l'accesso ai playoff alle prime 6 di 8, quindi le 4 della Division A e le 4 della Division B, tanto liberi per Canton, che dunque potrà bagnare il suo esordio anche con tiri dalla lunetta. E quindi le prime 4 Division A contro le prime 4 Division B, ancora in sfide di andata e ritorno, altre 8 partite, poi dopo di queste 8, 6 parteciperanno ai playoff, le altre due arrivano dal girone Silver. Intanto Cantone, sentite l'applauso del Palaronchi per esordio con punti del numero 6. E diciamo le 6, prime 6 di 8 entreranno nei playoff, le altre due arriveranno dal tabellone Silver, dunque c'è una sorta di esame di riparazione. Le ultime, Bronze, faranno i playout per tornare in C regionale, campionato, primo campionato regionale. Questo è il quarto livello, la B interregionale. È aumentato, diciamo, il campo d'azione delle squadre impegnate. Intanto Brunetto in transizione, si ferma da tre, corto sul primo ferro. A rimbalzo Petruscelski, lotta alla difesa, commette fallo Motta, credo io. Liberi per David Petruscelski, saranno avanti di una vita. 102-65, ma manca ancora un minuto e 46 da giocare. Per una partita che ai ragazzi di Campus Piemonte deve essere sembrata lunghissima, già nel terzo quarto, vinto dalla Robur per 25-13 dopo il 35-15 del primo periodo di gioco, mettendo distanze inesorabili tra le due squadre. Sbaglia Petruscelski il libero. Palla per Motta, ci sarebbe Figini liberissimo dall'altro lato, gli dice di avvicinarsi, viene servito, non se la sente di tirare. Canton va dentro da Tresso, corto sul primo ferro, poi Canton lotta a rimbalzo ma non porta giù. Allora Feliciangeli dall'altra parte,
Osarenko mette blocco per Rinaldino, ultimi afflati di partita. Si butta dentro Feliciangeli, liberissimo Petrushevski, segna il 102-66. Saranno che vuole visibilmente andare da Figini per farlo segnare, ragazzo. Ha già peraltro segnato l'anno scorso i suoi primi punti in prima squadra. Pellegrini poi decide, va bene, risolvo io. Tripla, palla poi per Figini, che questa volta tira, sbaglia. Botta, brutta botta. E fallo per il numero 99 nel tentativo di andare a rimbalzo. Vorrebbe naturalmente, dopo aver segnato in prima squadra, anche segnare in vinta regionale. Il giovane della cantera roburina, cantera impegnata quest'anno anche nell'ex promozione, dopo aver vinto il campionato di prima divisione, una formazione essenzialmente giovanile, e tale rimane peraltro anche per la categoria sopra, che quest'anno ha cambiato nome. Non ho ancora capito se è divisione regionale 1, 2, 3, non si è capito, 2, divisione regionale 2 dice la regia. Però campionato che inizia domani, domenica 8 ottobre ore 18, Pallaronchi. Direi di riempire, regia, riempiamo? Riempiamo. 102-70 al punteggio, ultimi 44 secondi. Pellegrini ribalta per Figini nell'angolo, Tress un palleggio fuori per Motta. Ancora Pellegrini, Canton, partenza del numero 6, centro dell'area, scarico per Figini, che se la sente da 3! 105! Leonardo Figini! E attenzione, Pellegrini a tutta velocità! Gabriele Pellegrini! Sgancia la dinamite sul ferro! Questo è Willy il Coyote dei Looney Tunes, eh? Esplosione al Pallaronchi! Festeggio a Saronno per la seconda vittoria stagionale in due giornate. 107-70 al punteggio. Andiamo a vedere i punteggi di squadra. 19 per Pellegrini, 15 per Beretta, 14 Nasini, 16 Quinti, 11 Negri, 10 Ugolini. Hanno segnato tutti i giocatori in campo, e c'è stato anche l'esordio di Figini e Canton nella categoria. Dall'altra parte, miglior marcatore del match Brunetto con 23, altri due giocatori in doppia cifra. Siamo alla fine di questo match, una vittoria super convincente di Saronno, più 37, 107-70. Da Diego Marturano è tutto, ci risentiamo presto con il grande basket di Serie B interregionale.